Sviluppare curiosità e creatività, avere momenti di aggregazione e socializzazione, mettere in campo nuovi stimoli di crescita e di formazione. Parte così la scuola estiva di robotica educativa a Pagani, due i corsi che saranno attivati dai 6 ai 10 anni, dagli 11 ai 14 anni, laboratori creativi, di programmazione e apprendere le basi della robotica e ciò che è alla base del funzionamento della meccanica, dell'elettronica, fino alle fondamenta proprio della programmazione. I ragazzi sviluppano così facoltà cognitive e sociali, imparano a risolvere problemi complessi, aumentano le capacità di sviluppare lo spirito critico e lavorare in team. Anche quest'anno la Fondazione Carminello ad Arco Onlus vuole vivere l'estate al chiostro e quindi non solo ha pensato, ha deliberato una rassegna teatrale, musicale, ma ha voluto anche, come dire, creare uno spazio per i ragazzi. E questo che cosa significa? Significa che ha voluto coinvolgere attori protagonisti, persone di indubbio spessore professionale affinché possano creare e istituire un laboratorio di robotica. Per poter partecipare basta semplicemente cliccare, la propria disponibilità, chiedere la propria disponibilità, lo possiamo fare attraverso la pagina Facebook della Fondazione, così rendiamo tutto trasparente. Tutti i ragazzi che si vogliono, come dire, proporre, che vogliono vivere questa esperienza, vogliono vivere questo corso di robotica, quindi che significa? Significa che noi insegneremo attraverso docenti qualificati gli elementi, principali per costruire da soli un robot. Quindi ringrazio per l'opportunità il dottor Anello Gaito, il responsabile della comunicazione Pari Demarazia, che appunto ci permette di promuovere, di far promuovere quello che è il nostro progetto, un progetto che riguarda, come diceva prima Anello, un campus estivo di robotica. Un campus estivo di robotica che vede appunto la presenza di numerosi formatori oltre me, che sono formatori sia in ambito informatico che in ambito elettronico. Ecco, l'obiettivo principale di questo corso, di questo campus, è quello di insegnare ai ragazzi. Ecco, per meglio dire, approcciarsi al mondo della robotica, quindi cercare di far capire che cos'è un robot e come si può costruirlo. Quindi noi partendo da zero, appunto, avremo dei kit, questi kit i ragazzi li monteranno e poi dopo questo robot alla fine sarà anche programmato. Ecco, quindi davvero un percorso completo che è il motivo per il quale è stato scelto di farlo qui a Pagani e soprattutto perché effettivamente noi cerchiamo di valorizzare quello che è sia il territorio sia soprattutto i ragazzi che sono presenti qui a Pagani. Io credo che c'è davvero grande potenzialità e c'è soprattutto anche spirito di iniziativa, quindi proporre un campus diverso dal solito, perché di solito tutti quanti i campus estivi sono rivolti allo sport, al calcio e così via. Ecco, invece proporre una cosa un po' diversa, quindi che riguarda il mondo della robotica, ritengo che sia davvero una prerogativa utile. Attiveremo questi due corsi rivolti ai ragazzi dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni, due corsi distinti, separati, che però appunto prevederanno anche tecnologie diverse. Infatti utilizzeremo la programmazione a blocchetti per i ragazzi che vanno dai 6 ai 10 anni, mentre invece per i ragazzi che vanno dagli 11 ai 14 anni inizieremo con la vera e propria programmazione attraverso l'utilizzo di C++. Ecco, è importante appunto dire che ovviamente noi ci aspettiamo una numerosa partecipazione da parte di tutti quanti i ragazzi qui della Nocerino Sarnese e niente, ringrazio ancora una volta il dottor Anello Gaito e spero appunto di vedervi al corso.